collaborazione con sportoutdoorviaggi.it, Marco, Hosys Technology, Lignano Sabbiadoro, siamo sulla spiaggia, siamo finalmente tornati dopo un anno di stop, perché comunque l'anno scorso era un'altra location, ma si ambiva ovviamente a tornare a questa meravigliosa a due passi dal mare. European Beach Rugby International, 30 anni, una grande storia, una grande edizione, ne parliamo con i protagonisti. Amici di Sport Outdoor, seguiteci perché la puntata sarà troppo bella. Questa variante del rugby, le regole sono estremamente variabili. Quelle che vi raccontiamo sono le più comuni in Italia e in Europa. Il campo di gioco è lungo 31 metri, comprese le zone di meta, e largo 25 metri. Ogni squadra è composta da 12 giocatori, di cui 5 in campo e 7 in attesa di sostituirli. Le sostituzioni sono illimitate e l'espulsione temporanea dura 2 minuti. L'ingresso in campo avviene esclusivamente a gioco fermo e da centrocampo. La partita dura 10 minuti, divisi in due tempi da 5, con un intervallo di 3. In caso di parità, si disputa un tempo supplementare ad oltranza, sin quando una squadra realizza una meta. Come nella versione a 15, il portatore avversario di pallone può essere placcato dalla linea delle spalle in giù. Il giocatore placcato o trattenuto deve passare o lasciare il pallone entro 2 secondi. Non esistono mischie ordinate né rimesse laterali. Il pallone, opzionalmente, può essere calciato all'inizio della partita, ma in molte occasioni si utilizza il calcio libero anche per incominciare la partita. Carlo Stocco torna ovviamente a raccontarci questo appuntamento incredibile, imperdibile, il Beach Rugby a Lignano Sabbiadoro, quest'anno 30 anni, però io Giancarlo non solo voglio festeggiare con te questo appuntamento incredibile, tornati finalmente in Beach Arena, ma vorrei che tu nominassi tutta l'organizzazione, tutto il lavoro, il nome, insomma quello che desideri, perché bisogna comunque festeggiare. 30 anni sono tantissimi ed è veramente una vita dedicata al beach rugby. Da qua è nato il movimento italiano con la Lega Italiana Beach Rugby e il campionato nazionale, e da qui è nato il movimento della European Beach Rugby Association con il campionato europeo. I nomi sono tanti perché in 30 anni ci sono ragazzi allora 15 anni che giocavano, che lavoravano nello staff, che oggi sono qui come giocatori o come allenatori o come accompagnatori di squadre, quindi sono passate due generazioni, incredibile ma vero. Di certo Regione, Friuli Venezia Giulia, Comune di Lignano Sabbiadoro, sempre vicine, ci hanno aiutato nonostante cambiassero le varie amministrazioni. Questo è molto importante, vuol dire una mentalità portata all'immagine sportiva di una spiaggia come quella di Lignano Sabbiadoro. È importante questo che hai appena detto, perché di solito le amministrazioni, quando si susseguono e soprattutto sono concorrenti l'una con l'altra, non fanno altro che con un colpo di spugna cancellare quello che è stato della vecchia amministrazione per poi cercare di dare novità. E invece qui c'è stata anche l'intelligenza di investire su un progetto sportivo bello e che poi prevedesse il famoso terzo tempo. Il famoso terzo tempo che non deve mai mancare. Terzo tempo che ha delle sue goliardie. Addirittura in passato siamo stati sulle cronache dei giornali perché qualcuno aveva denunciato Festa Luci Rosse. Perché? Perché alla fin fine, la sera,
ti diverti, ed erano ragazze e ragazzi nudi in piscina. Però si sa, la stampa ogni tanto ci deve mangiare. Il bello del rugby cos'è? Che a differenza di tante altre situazioni, più bevi, più viene fuori il tuo animo goliardico, non c'è mai la violenza. Ed è questo il famoso terzo tempo, vero? Sì, ti diverti quant'altro, ma gli avversari in campo sono i primi amici a ritrovarsi per festeggiare. Sì, si vede la zuffa in campo, ma poi chiaramente c'è la stretta di mano che è fondamentale, è quasi una regola di gioco, non solo una filosofia. La presidente regionale UISP Sport per Tutti, Sara Vito, parliamo appunto di beach rugby per questa collaborazione bellissima, perché lo sport deve essere di tutti, presidente. Certo, direi anche in perfetta sintonia con quello che è lo spirito del rugby, perché questa è una disciplina bellissima, è uno sport di squadra aperto a tutti, che nella nostra regione ci sta dando anche grandi soddisfazioni. In particolare abbiamo una rappresentativa regionale, la Forum Iuli, sia maschile che femminile, che appunto si sta distinguendo non solo in queste giornate di Lignano, ma insomma è già da tempo che sta portando avanti buoni risultati, ma soprattutto sta facendo sempre più amare e apprezzare quello che è il rugby. Tra l'altro oggi siamo a Lignano, ma conosciamo anche il rugby, lo snow rugby, che viene anche questo realizzato nei mesi invernali nella nostra regione, quindi diciamo che il Friuli Venezia Giulia si presta anche per avere location differenti, che hanno sempre però, dalla più tradizionale del rugby nell'impianto sportivo a questa indoor, a questa è così, sono diciamo tutte esperienze che hanno sempre tutte grande successo, riscontrano di pubblico, di apprezzamenti, e speriamo anche che avvicinino tanti giovani. Assolutamente, beh, il rugby è uno di quegli sport che comunque prende un po' tutte le fasce. Parliamo di UISP invece nel suo ruolo, lei è presidente, ma chiaramente parliamo proprio dell'attività dell'UISP. Sì, io rappresento il comitato regionale del Friuli Venezia Giulia. UISP è una realtà molto radicata nel territorio, siamo riusciti a veramente lasciarci per fortuna alle spalle ormai la questione della pandemia, del Covid, che ha messo a dura prova il movimento sportivo in tutta Italia, e ormai i numeri anche sono del tesseramento assolutamente in ottima ripresa, e abbiamo buoni risultati sulle tante discipline sportive che rappresentiamo. Però ormai siamo veramente ottimi interlocutori anche della pubblica amministrazione per fare delle attività proprio di sport per tutti, al di fuori magari del sport tradizionale, ma soprattutto diretto alla promozione della pratica sportiva più motoria, no? E anche della salute delle persone. Quindi non so, dalla ginnastica all'aperto ai gruppi di cammino, cose che vanno bene per tutte le età e per tutte le abilità, stiamo cercando ormai di intercettare questo settore, che è un ambito sempre più ampio di persone di esperienze diverse che hanno semplicemente la voglia di mantenersi in forma senza avere magari particolare interesse a risultati agonistici. Qualche giorno fa, all'interno di un evento sempre sportivo in un'altra regione, sentivo che ogni euro speso per lo sport sono circa 5-6 euro in meno spesi in sanità. Certo, infatti è anche bene che questi numeri si dicano, perché è giusto che i cittadini abbiano anche la dimensione di come fare attività fisica sia un benessere per la propria persona e allo stesso tempo anche per il sistema, perché il sistema paese, sappiamo quanto la sanità costa, quanto sia importante e quanto è bello invece mantenersi in salute. Quindi il movimento sportivo dà queste opportunità diverse e variegate, in modo da intercettare un po' tutte le sensibilità diverse, proprio perché non è l'obiettivo quello di fare agonismo, no? L'obiettivo è invece quello di mantenersi in salute e anche di fruire dell'ambiente nel modo migliore. Oggi siamo al mare, è una location bellissima, ma ricordiamo che queste sono manifestazioni che permettono anche di avvicinare le persone a Friuli Venezia Giulia e di apprezzare quelle che sono insomma un po' le bellezze del nostro territorio, e per fortuna ce ne sono tante, non mancano. Esatto, non solo autoctoni ma anche turisti che amano vedere queste vostre bellezze. Grazie presidente, buon lavoro ancora. Grazie a voi. Il beach rugby
è una variante del rugby giocato su campi in sabbia con squadre composte da 5 giocatori in azione. È stato bellissimo anche quest'anno l'appuntamento a Lignano Sabbiadoro, l'1 e il 2 luglio, tornati nella bellissima Beach Arena. Ha visto la presenza di un nutrito pubblico che si dava il cambio continuamente di mattina e di pomeriggio, per poi tornare assiepandosi sugli spalti per la finalissima di domenica pomeriggio. Giancarlo Stocco, Forum Iuli, dicendo questo, che vado a toccare? Beh, vado a toccare tante corde di una unione delle società regionali del Friuli Venezia Giulia, di una società super partes che lavora non solo nel beach rugby, ma ha lavorato nei tornei 7, nei touch. E da quest'anno la novità di avere, grazie anche al comitato regionale Friuli Venezia Giulia del rugby, aver messo insieme le squadre femminili per fare un'unica squadra e partecipare al campionato di Serie A. E questo è veramente propedeutico, perché da qua si sta lavorando anche in tutti i settori giovanili, proprio per dar forza a quel movimento femminile che è sempre un po' lasciato a margine, se ne parla tantissimo. Pensate che nel rugby a livello nazionale l'Italia femminile è sesta nel ranking mondiale e vince le sue 2/3 partite nelle 6 nazioni, mentre l'Italia maschile è nel 12° posto del ranking mondiale. Eppure c'è una notevole differenza, ebbene. Il femminile è una cosa importantissima. Mi collego al discorso femminile per la novità importantissima. Quest'anno per la prima volta varcano il loro confine nazionale le ragazze dell'Iran. Prima volta fuori dai confini, hanno scelto di venire a giocare a Lignano e stanno veramente facendo delle partite stupende, bellissime. In più un arbitro della squadra femminile ha chiesto di poter arbitrare ed è stato emozionantissimo, proprio perché vedere culture diverse amalgamarsi. E poi diciamolo, i media ci giocano tanto sulle faziosità. In campo avevamo un'americana contro un'iraniana che giocavano, si abbracciavano. E questo è lo sport, qualsiasi sport sia, questo è il messaggio. Quest'anno è stata una 30ª edizione con i fiocchi. Il Forum Iuli Rugby Football Club ASD è tornata ad organizzare, grazie al grandissimo Giancarlo Stocco, un altro appuntamento incredibile. Questi sono i 30 anni, i prossimi? I prossimi sono sempre con il dubbio se li faremo, perché si arriva sempre stanchi e morti. Però ci siamo già cominciando a lavorare, ci siamo già messi in pista per dei progetti in regione, a livello nazionale e internazionale. Vogliamo rientrare nel giro che avevamo lasciato un po' in disparte per impegnarci in più nella Coppa Europa. Vogliamo ritornare dentro al campionato italiano di beach rugby con la Federazione Italiana Rugby, che ha preso in mano da 3 anni il campionato. Vogliamo dare la nostra parte e ritornare a essere dei protagonisti, perché è una cosa importante e perché non possiamo lasciare da parte il movimento nazionale. E a livello internazionale stiamo vedendo dei nuovi progetti, ma chi lo sa, magari faremo 30 anni la seconda parte, non so se sarò ancora qui fra 30 anni o se sarò col bastone a dire i miei tempi, però insomma speriamo di esserci. Location al sole in questo momento con l'assessore allo sport Giovanni Germano, ovviamente parliamo di Lignano Sabbiadoro. Assessore, in occhiale da sole di fronte alla spiaggia, è una beach arena frequentatissima perché siamo agli sgoccioli, si stanno giocando le ultime partite e poi ci sarà la premiazione dei primi, secondi e terzi classificati. Insomma, un beach rugby che torna prepotente più che mai, ovviamente in una spiaggia che merita tantissimo per il 30° anno. Sì, la beach arena è stata ricollocata nella sua posizione naturale, è nel cuore della città, è una spiaggia fantastica, facilmente accessibile, infatti il pubblico vedo che è molto numeroso, anche perché lo spettacolo che questi ragazzi sanno offrire coinvolge tantissimo, quindi è davvero un piacere ospitare qua eventi che hanno a che fare appunto con il beach rugby. Oh,
tanti turisti hanno assistito a tutte le partite. Tante sono state le squadre a carattere mondiale che hanno partecipato a questo appuntamento. Grandi ospiti di quest'anno, la squadra delle iraniane, che per la prima volta sono uscite dal loro confine. Fantastico, questo è il loro grido di battaglia quando entrano in campo e sono pronte per affrontare il nemico, che poi nemico non è, ma ovviamente dà quell'energia e quella carica giusta, perché tutte le squadre, sia maschili che femminili, quando entrano in campo hanno questo modo per darsi la carica. Io sono con il gruppo iraniano Fall of Deer e sono con la portavoce del gruppo, ed è la prima volta, it's the first time that the Iranian group come in, non solo in Italia, ma in Europa, in Europe, the first time in Italy, first time. Yes, it's the first time, first experience being in Europe. How is the heart? Com'è il cuore, la sensazione di arrivare qui e finalmente poi incontrarsi? Finally, to meet the other groups, Italian and European groups. Actually, maybe. Ovviamente sono molto contente, è inutile negarlo, ed è bellissimo vedere i sorrisi, l'emozione, tutto quello che può essere arrivare qui e giocare con altri gruppi che possono essere italiani ma anche europei. È chiaro che però ci sono delle differenze. Difference between. What is the difference? Is it possible, may I ask? La differenza sta proprio nel fatto che si gioca, altri giocano in casa fondamentalmente, mentre loro arrivano da fuori, un po' se la battono anche per il fatto che sono senza pubblico. For fun. È più divertente, è molto divertente, si divertono e questo è l'importante, anche se poi non c'è il pubblico, chi se ne importa, ma nel senso che l'importante è essere arrivati qua. Thank you so much, girl, thank you. Dai, che vinca il migliore, thank you, thank you. I love Italy. Parliamo di destagionalizzazione, lo sport è anche, va a braccetto con la cultura, con gli eventi, con quello che è appunto il turismo. Destagionalizzare grazie allo sport per un'amministrazione comunale è importantissimo, direi fondamentale. Lo sport è vita, lo sport trasmette educazione, regole, rispetto, valori. Dove possiamo vedere i prossimi appuntamenti, quelli dell'autunno e dell'inverno? Allo stadio di sicuro avremo, per esempio, in ottobre un evento che coinvolgerà sempre nel settore del calcio circa 120 squadre, tutte legate al settore giovanile, tutti i giovani che arrivano tutti dal nord Europa. Per noi è un'occasione importante per destagionalizzare un po' anche la nostra offerta turistica. Con la squadra iraniana per quanto riguarda il rugby maschile, 3, 2, 1, go! Passa il gol! Passa il gol! Passa il gol! C'è fermento in campo, questa è l'ultima giornata, tra l'altro più tardi ci saranno le premiazioni e qui si stanno giocando il tutto per tutto. Forum Iuli è la squadra chiaramente del posto e quindi ci si tiene in una maniera diversa, Giulia. Certo, no, noi siamo la squadra femminile che è nata quest'anno in regione unificando quattro diverse società rugbistiche che si sono messe d'accordo per farci giocare un campionato a 15 in Serie A. Questo ovviamente, come Forum Iuli al Beach Rugby, è la rappresentanza del Friuli Venezia Giulia. Quindi è un grande onore. Sì, sicuramente una squadra di quelle da cui ci si aspetterebbe qualcosa, ma insomma volentieri. Volentieri, però Giulia, dalla sabbia che vediamo sul tuo volto. Un po' l'hai anche mangiata. Il fiato grosso è corto e quindi insomma le caratteristiche ci stanno tutte. Avete appena finito una partita? Sì, esatto, abbiamo appena finito la partita, era l'ultima partita di questo Beach Rugby internazionale ed era quello contro l'Austria. In realtà le austriache le avevamo già incontrate anche nella giornata di ieri. Ieri era finita sul filo del rasoio con un 6-5 per loro e invece oggi ci hanno battuto 6-3. Vabbè, loro sono sempre presenti qua al torneo del Beach Rugby di Lignano, quindi sono una squadra che comunque viene ogni anno, sono una squadra comunque assodata per quanto riguarda il Beach Rugby. Noi è il secondo anno che partecipiamo, ci manca un po' di allenamento sulla sabbia perché che fatica, ragazzi. Il rugby classico con il beach ha ovviamente una grande differenza, che è quello che la sabbia un attimo, per quanto possa essere bagnata, è un po' faticosa e non possiamo farne a meno di dirlo. No, infatti il bagnato ci aiuta con il fattore calore, perché almeno non ci steniamo i piedi, però correre sulla sabbia è un'esperienza sicuramente da provare.
Mario Virgili, presidente del comitato regionale Fair Play, si fa una battuta inerente a questa 30ª edizione Beach Rugby internazionale sulla spiaggia di Lignano Sabbiadoro, insomma un altro appuntamento finito, messo a segno. Ma sì, sempre è stato un evento molto bello, da anni io lo seguo in diverse vesti, molto più frequentemente come presidente del Fair Play. Anche quest'anno in campo, almeno nella fase finale, c'è stato tanto Fair Play e poi si è visto anche un grande attaccamento ai valori sportivi, con una partecipazione internazionale che è degna di questo evento, con la chicca di aver avuto anche la formazione iraniana, che dal punto di vista dell'attaccamento allo sport si è visto quanto sia stato grande, e di conseguenza credo che sia non solo una manifestazione di tipo sportivo ma anche un evento promozionale sia del nostro luogo che è Lignano e anche dei valori dello sport che come Fair Play non possiamo che condividere e apprezzare. Fair Play, raccontiamolo a chi ci ascolta, che significa sostanzialmente? Ma il Fair Play è un qualcosa che, come ho avuto modo di dire in altre occasioni, è un po' una contraddizione in termini parlarne nell'ambito sportivo. Una volta bastava dire sei sportivo e si sintetizzava già tutto un sistema di valori, di rispetto delle regole, di comportamenti, di rispetto del proprio corpo. Oggi purtroppo bisogna parlare di Fair Play anche nello sport e quindi valorizzare tutti quegli aspetti, quei comportamenti, comportamenti anche nel tempo soprattutto, che possono portare gli esempi dello sport all'interno della vita di ogni giorno. Infatti insieme con il coordinamento nazionale noi parliamo spesso di Fair Play for Life, quindi un qualcosa che deve essere pervasivo nella vita di ogni giorno. Noi ci occupiamo di promuovere le gesta ma anche e soprattutto di promuovere il significato del Fair Play, e quindi stiamo trasformando quella che era un'iniziativa di tipo sporadico legata agli eventi a una costruzione di percorsi e di insegnamenti che devono far parte della vita di ogni giorno, quindi nelle scuole, negli ambiti sportivi, con delle convenzioni che andremo a stipulare con le federazioni, con gli enti di promozione, proprio per individuare quelle che sono le bandiere che possono aumentare il messaggio di Fair Play, perché ne abbiamo proprio bisogno. Tanto felici. Quanto ci speravate? Ci speravamo tanto, sono un paio d'anni che ci giriamo intorno, non ce la riusciamo, e oggi ci siamo arrivati. Come si erano concretizzate queste ultime partite? A parte che l'ultima è stata incredibile, gli ultimi punti presi veramente con grande energia, sì. Però anche le altre partite, insomma. No, sono state belle partite combattute, abbiamo fatto un bel girone ieri. E tante partite, oggi solo due, però sono state dure tutte, ci siamo divertiti e abbiamo vinto. Avete trattenuto il trofeo in Italia, grazie Padova Beach Rugby, grazie ragazzi! OutdoorViaggi.it, l'agenzia di viaggi che organizza le tue escursioni in barca a vela e catamarano. Scopri le bellezze della Sardegna con SportOutdoorViaggi.it. Marco, leader mondiale nella produzione di pompe elettroniche ed avvisatori acustici. Iseo. Salice, fatti di sport. Osis Technology, nei nostri tubi scorre passione. In collaborazione con SportOutdoorViaggi.it, Osis Technology, Marco